Il girone B di promozione arriva all'epilogo stagionale con l'ultima giornata di ritorno che dovrà emettere ancora tanti verdetti. Oltre al successo del Borrello e alla retrocessione del Prato alla Pedigna, bisogna ancora decidere la griglia play-out e l'ordine di classifica delle altre protagoniste sul podio più alto, Val di Sangro e Torrese, ognuna delle due interessate ad acquisire la seconda piazza che consentirebbe di avere una posizione di privilegio alla disputa della finale play-off del girone. L'attuale vantaggio dei sangrini dovrebbe indurre al massimo sforzo la truppa del presidente Angelucci, impegnata a Fossa Cesia sul terreno di una squadra altrettanto motivata, perché in caso di affermazione odierna e contemporaneo passo falso del Real Tigre eviterebbe la disputa dei play-out salvandosi automaticamente. Se gli obiettivi del Fossa Cesia sono confermati anche dal giusto approccio della squadra sul rettangolo di gioco, lo stesso non può dirsi per la Torrese, scesa in campo con atteggiamento ai limiti del rinunciatario e di sicuro protagonista di una delle gare stagionali più brutte. È il Fossa Cesia a tenere il pallino del gioco e a cercare fortuna dalle parti di Zampacorta. Si parte con il tentativo di Del Pescio, che fa tanto movimento ma, come spesso gli è accaduto nel corso della stagione, non ha la vena realizzativa delle sue annate migliori. Tre minuti dopo, al termine di una percussione dei padroni di casa, Zampacorta è costretta ad una uscita temeraria sui piedi dell'appostato Gianmarino, evitando in tal modo la possibile battuta a rete del 9 fossacesiano. Pochi istanti dopo, Polsoni lascia sul posto un paio di avversari e si avventura dalle parti di Zampacorta, costretta agli straordinari per chiudere lo specchio della porta al diagonale del calciatore avversario. Il monologo dell'11 di Brettone proseguirà per tutta la frazione e con Zampacorta che viene chiamato in causa dalla temibile battuta a rete dell'imprendibile Del Pescio. Il meritato vantaggio della squadra di casa si manifesta al 22esimo grazie a Luca Gianmarino che infila nel sacco al termine di un vorticoso batti e ribatti in area sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina di Filomarino. La Torrese si lecca le ferite ma non può rammaricarsi più di tanto, vista la prova abbondantemente al di sotto delle sue aspettative. E in effetti neanche alla ripresa delle ostilità la formazione granata denota dei vistosi miglioramenti nell'atteggiamento in campo, contrariamente all'11 di casa che al settimo centra la traversa con il gran destro dalla distanza di Luca Gianmarino che fa tremare la porta di Zampacorta. La Torrese sembra scuotersi e al 14esimo si propone per la prima volta dalle parti dell'inoperoso Sorrentino con la devastante serpentina di Di Fazio che alla fine chiede troppo ai propri mezzi e perde malamente la sfera senza poter indirizzare il pallone nello specchio della porta. Poco dopo i torresi invocano il penalty per un contatto in area sullo stesso Di Fazio che termina a terra protestando con il direttore di gara che non è della stessa opinione e lascia proseguire. La gara va virtualmente in naftalina al minuto 19 quando Luca Gianmarino va al raddoppio personale e anche in questo caso la realizzazione è abbastanza sudata con numerosi batti e ribatti nell'area piccola culminati alla fine con il colpo di testa risolutore dell'attaccante fossacesiano. La Torrese con la testa probabilmente proiettata alla finale playoff con la Val di Sangro si congeda dalla sfida con il timido tiro cross di Evangelista che permette quantomeno a Sorrentino di esibirsi nell'unico intervento della sua domenica tra i pali. Brettone Eugenio dell'ASD Fossa Cesia. Signor Eugenio, le sue impressioni? Niente, oggi abbiamo disputato una buona partita, penso che abbiamo vinto meritatamente e adesso ci apprestiamo a disputare i play-out. Nonostante tutto abbiamo fatto 41 punti, quindi vuol dire che allungheremo la stagione di una settimana e domenica prossima ci giocheremo tutto in una partita. Natale Eugenio dell'ASD Torrese Calcio. Signor Eugenio, le sue impressioni? La partita è stata molto combattuta, Fossa Cesia si è vinto meritatamente perché ha messo più voglia, ha combattuto di più, quindi diciamo che hanno vinto meritatamente. Noi non abbiamo demeritato, comunque è giusto così.